restauro ha un po' di teoria. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eccoci giunti a una nuova lezione del corso di restauro. Oggi una lezione teorica ma molto 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 importante. Parleremo infatti oggi della scheda tecnica. Cos'è una scheda tecnica, a cosa serve e come compilarla. La scheda tecnica è un elemento molto importante nel lavoro del restauratore perché funge da testimonianza e da promemoria. È una vera e propria scheda su cui si appuntano tutti i dati oggettivi del quadro e i vari interventi che si vanno a porre sull'opera d'arte. A che serve la scheda tecnica? Come sapete, il tempo scorre, come scorre per noi, scorre anche sulle opere e molto spesso dai restauratori si avvicendano alla manutenzione dell'opera d'arte. In questo avvicendamento utilizzano dei materiali, ne immettono, utilizzano dei solventi ed è bene appuntare tutti questi materiali in modo da lasciare una traccia certa e puntuale di quelli che sono stati gli interventi, così che in un futuro, lontano o vicino che sia, quando quell'opera avrà bisogno di un ulteriore intervento, il restauratore che si porrà innanzi a questo lavoro si troverà già un promemoria e potrà quindi capire che solventi utilizzare per neutralizzare un determinato materiale immesso, le operazioni, quali sono le parti autentiche e quali sono le parti rifatte, e quindi avere una scheda che possa condurlo più agevolmente nell'esercizio del proprio lavoro. O serve anche semplicemente a testimoniare il lavoro svolto sull'opera d'arte nell'atto di restaurarla. Io faccio sempre la scheda tecnica non soltanto per i lavori ufficiali, quindi quelli protetti dalla sovrintendenza, ma anche quelli per i privati, perché questa scheda tecnica, come vi dicevo, mi serve da traccia per quello che è il mio lavoro ed è utilissima anche per formulare quello che è un computo del prezzo da domandare al cliente. Il concetto della scheda tecnica viene introdotto nel mondo del restauro da Cesare Brandi e della carta del restauro di Cesare Brandi vi parlerò molto molto presto per farvi capire cos'è effettivamente il restauro e per darvi una traccia scritta di ciò che potete leggere per farvi un'idea profonda, colta, ma nello stesso tempo non troppo difficile da acquisire di quello che è il concetto di restauro moderno. Ma intanto torniamo a noi e alla nostra scheda tecnica. Guardate, questo è un esempio di scheda tecnica in bianco. All'interno della scheda tecnica va innanzitutto messa una fotografia dell'oggetto, dopodiché vanno indicati l'oggetto e quindi proprio cos'è, per esempio un comò, l'epoca, quindi 800 oppure presunto 800 oppure epoca non definita se non siamo riusciti ad identificare l'epoca, il materiale di cui è composto, se è un quadro la tecnica con cui è realizzato e quindi l'autore, se c'è un autore di quel pezzo, se è una statua, se è un quadro, e poi deve essere immessa una descrizione puntuale dello stato di conservazione dell'opera. Quindi ci sarà lo stato di conservazione come voce, e in quel caso metteremo buono, discreto, pessimo, a seconda di come avremo l'oggetto dinanzi, e poi la descrizione del pezzo. Nella descrizione del pezzo si deve fare una mappatura certa e puntuale del pezzo nello stato in cui questo viene ad essere nelle nostre mani, viene ad entrare nel nostro studio di restauro o nella nostra casa se vogliamo restaurarlo così bonariamente per noi stessi. Cosa si fa? Si fa una bella mappatura fotografica dell'insieme e di ogni particolare da restaurare, di ogni particolare rovinato. Dopodiché si comincia a scrivere puntualmente una descrizione dell'opera, quindi l'opera giunta in laboratorio, per esempio, l'opera giunta in laboratorio in pessimo stato di conservazione si presenta con il telaio spezzato, se parliamo di un quadro, il telaio spezzato nel punto A, e si mette la foto o si fa un disegnino di quello che vogliamo dire a parole. E così si stabilizza quello che è lo status quo, lo stato in cui arriva l'opera d'arte.
Dopodiché, dopo questa mappatura dell'opera e osservazione che ci servirà tantissimo per capire come dovremo procedere nel nostro lavoro, si andrà ad inserire la voce ipotesi di intervento. Qui paventeremo l'ipotesi che abbiamo pensato per intervenire e restaurare il pezzo. Quindi andremo ad elencare tutte quelle che saranno ipoteticamente le fasi del lavoro che vorremmo fare e anche i metodi di pulitura e di restauro che vorremmo immettere all'interno dell'opera d'arte. Si chiama ipotesi perché questa si discosta quasi sempre da poi quello che è l'intervento necessario in piena regola, perché nel corso dell'opera il restauro ci parla di sé e ci dice lui di cosa ha bisogno. Il pezzo ci dice: no, hai saltato, guarda, qui c'era una cosa di cui non ti eri accorta. E allora poi nella fase successiva della scheda tecnica, che invece è la mappatura dell'intervento vero e proprio, si andrà a fare una descrizione puntuale, punto per punto, di tutte le fasi del lavoro svolto. In questa parte della scheda tecnica andremo a specificare anche i materiali che utilizzeremo fase per fase di lavoro e le quantità che ne useremo. Questo a per cosa ci serve? Per crearci un computo, quindi un conto, di quello che è il tempo e i materiali che andremo ad immettere e ad investire nel nostro restauro. Grazie a questa addizione si aggiungerà al prezzo che vorremmo chiedere per il nostro restauro. Alla fine, se ci saranno delle annotazioni finali da fare, le metteremo e giungeremo quindi a quella che è la conclusione, la giustificazione del nostro intervento attraverso una piccola relazione. Ci sono dei casi in cui delle parti di un mobile o di un quadro devono essere rimosse per poter andare avanti nel restauro. Per esempio, in un quadro, se un telaio è troppo marcio, troppo tarlato e non assolve più alla sua funzione strutturale, questo deve essere sostituito con un telaio nuovo. Se il quadro è antichissimo, di grande pregio, se comunque abbiamo una grande soffitta, è bene fargli un bel antitarlo, chiuderlo dentro un sacco di plastica e lasciare da parte tutti i pezzi autentici del quadro, perché non si sa mai, un domani scoprissero che è di un grande pittore famosissimo e volessero, con degli strumenti troppo all'avanguardia che noi non possiamo avere né in uno studio normale né in una casa normale, ricostruire l'originalità, l'autenticità di quel pezzo, avrebbero, sto parlando naturalmente per grandi ipotesi, sto parlando di come si fanno i restauri importanti, ma è bene approcciare anche le piccole cose con la visione di un restauro fatto in maniera seria. Avrete quindi anche una catalogazione dei pezzi rimossi che dovrete appuntare sia in quantità che in qualità dei pezzi e anche nei luoghi in cui li andrete a conservare. Quindi è una sorta di memoria per chi è il proprietario del pezzo, per chi fa il restauro, infatti deve averne una copia il proprietario del pezzo e una copia il restauratore, che archivierà, e si farà così anche un archivio di tutti quelli che poi via via negli anni sono i pezzi che ha restaurato, e un promemoria anche del modo di restaurarli. Bene, sul mio blog tutto quello che oggi vi ho raccontato e che è necessario per approcciare in maniera seria ad un buon restauro lo troverete in maniera proprio... lo troverete a mo' di esempio. Vi spiegherò, come ho fatto adesso per iscritto, quello che è una scheda tecnica. Vi darò il prestampato di una scheda tecnica e poi vi pubblicherò anche una scheda tecnica di un lavoro che ho svolto qualche tempo fa, agli inizi. Quindi una scheda tecnica abbastanza semplice, una cosa che potrete rifare voi tranquillamente con un vostro pezzo a casa. Quindi vi metto il link di tutto ciò del mio blog, soprattutto qua sotto nel box informazioni, e per qualunque domanda sulla pagina Facebook mi trovate al momento, all'impronta. Benissimo, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi alla prossima lezione, che credo sarà pratica, quindi cominciate a allenare le mani. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!